servono 300 g di spinaci crudi, 250 g di ricotta, mezza cipolla, della noce moscata, circa 10 pomodorini, 25 g di parmigiano reggiano, delle noci, un uovo e un rotolo di pasta sfoglia integrale. Cominciamo a cuocere gli spinaci in padella con un filo d'olio. Sembrano tantissimo, ma una volta cotti renderanno veramente poco, eh? Olio. E cominciamo un minimo a mescolare. Io vi sconsiglio di lessarli perché sennò saranno troppo bagnati e la torta finale sarà troppo umida. Nel frattempo che gli spinaci stanno cuocendo, andiamo a preparare la nostra teglia con la pasta sfoglia. Pasta sfoglia integrale tonda. Manteniamo, mi raccomando, la carta forno e la facciamo aderire a una tortiera da circa 24 cm. Gli spinaci sono pronti, li andiamo leggermente a strizzare per far perdere la loro acqua. Adesso mettiamo gli spinaci in una ciotola e andiamo ad aggiungere la ricotta. Andiamo a condire con un po' di sale e della noce moscata che ci sta benissimo. Vado a tagliare leggermente gli spinaci e poi mescoliamo il tutto. Spinaci e formaggio mi riporta indietro nel tempo. Mia mamma utilizzava sempre questo piccolo trucchetto per farmi mangiare le verdure. Benissimo, adesso mettiamo sul fondo della nostra pasta sfoglia e distribuiamo su tutta la base. Cosa aggiungo per dare un tocco in più? Pomodorini, parmigiano e cipolla. Tagliamo la cipolla a fettine, sottili, eh? Distribuiamo anche la cipolla. Pomodorini tagliati a metà, anche qua sparsi, proprio così. Parmigiano reggiano, come se piovesse. Noci per dare il tocco crunchy e andiamo a chiudere i bordi. Vi faccio anche delle pieghettine, così è più bellino. Ultimo step, l'ovetto. E quando uso l'inglese mia nonna ne vengono i brividi. Andiamo a rompere l'uovo. E la pennellata di classe sui bordi. In questo modo verrà super dorata, eh? E voilà, la nostra torta salata è pronta per il forno. 190 gradi per 35 minuti. Per preparare la torta salata iniziamo cuocendo gli spinaci in padella con un filo d'olio. Intanto stendiamo la sfoglia in uno stampo da 24 cm. Una volta cotti, strizziamo bene gli spinaci prima di mischiarli alla ricotta. Insaporiamo con sale e noce moscata e versiamo il composto nello stampo a farcire la base. Affettiamo cipolle e pomodorini e mettiamoli a decorare la torta. Spolveriamo con parmigiano grattugiato e noci. Ripieghiamo un po' i bordi di sfoglia all'interno e spennelliamo con uovo sbattuto. Cuociamo in forno a 190 gradi per circa 35 minuti. Serviamo ancora tiepida.